C'è un famoso detto che dice: sotto la neve c'è pane. Qui siamo davanti a un campo di coltivazione, penso di grano. Guardate il bellissimo paesaggio del Parco Alto Milanese. Oggi giornata umida, freddina. Oggi è il 21 dicembre 2021. E guardate qui il bellissimo paesaggio. Volevo fare una passeggiatina, ma è tutto fangoso di là. Quindi non è il massimo. Fa la passeggiata. Poi dovrebbe passare qui l'Aldo in bicicletta, vediamo se passa, ma ha detto che va a passare a momenti, vediamo se c'è. Vediamo un po' se di qua c'è. Vediamo, vediamo. No, di là non c'è sicuramente perché c'è troppo fango e quindi di sicuro non va in bicicletta in mezzo al fango perché rischia di scivolare. Di qua no, perché c'è giù un lastrone di ghiaccio, rischia anche qui di scivolare, quindi vediamo se sbuca fuori. Ah, forse è quello Aldo, eccolo lì Aldo che sta arrivando, eccolo lì, quel signore col passo tranquillo e rilassato, quello lì è Aldo secondo me è Aldo che mi sta venendo incontro. Vedete che è l'Aldo, però è bello coperto, però sta venendo a piedi. Vedete che è l'Aldo, che è lui che sta arrivando. Sono troppo emozionato, la prima volta che lo conosco, il grande pittore girovago Aldo. Magari è lui, chi lo sa. Boh. Ah no, mi sa. Ah no, ho sbagliato, gli assomiglia. Non è lui. Vabbè. Comunque. Una bellissima giornata. Tra virgolette, perché è un po' nuvoloso. Dovrebbe uscire il sole, ma non lo so, mi sa che oggi è una giornata uggiosa. No, non è lui. Mi sono sbagliato. Accipicchia. Sembrava lui, caspita. Sembrava lui, invece. È un signore che ha voglia di farsi una bella passeggiata. Però, sai, ho detto aspetto l'Aldo, vedo un signore, ho pensato che era lui. Invece non è lui. Vabbè, può capitare di confondersi. Vabbè, pazienza. Magari è in ritardo. Adesso lo provo a chiamare, vedere cosa è successo. Vediamo un po', adesso lo chiamo, aspettiamo un attimo. Vediamo un po'. No, qui non lo vedo. Ehi Aldo, non ti ho visto, dov'è che sei? Qui da un po' che ti aspetto. Come? Cosa è successo? Ah, ma stavi venendo a piedi e cosa è successo? Si è rotta la scarpa. No, e com'è successo che si è rotta la scarpa? Si è aperta come tipo la bocca quando ha fame. No, Aldo, adesso come facciamo? Mamma mia, devi tornare a casa. Vabbè, dai, ci vediamo un'altra volta. Ciao, ciao.